Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio presentarvi il mio strumento maggiore, ovvero il mio contrabbasso. Quindi non perdo altro tempo ed eccolo qui, in tutto il suo splendore. Come potete vedere è un contrabbasso tre quarti, quindi non è il più grande che ci sia in dotazione, ma comunque sia le dimensioni sono buone, come potete vedere. Ovviamente abbiamo lì il suo archetto, completamente ricrinato con crini di cavallo, quindi non sono assolutamente sintetici e mi hanno confermato che sono tra i migliori che esistano, quindi non ho alcuni dubbi. Sono state anche appena sostituite le corde, proprio fresche di giornata, infatti se riuscite a vedere sono belle lucide, corde che mi sono costate la bellezza di 150 euro. Ok, per chi è esperto nel settore dirà 150 euro non è una cifra così alta e gli do ragione perché in effetti 150 euro sono le più economiche che si trovano in giro. Se si va al di sotto non hanno questo gran suono che possono avere queste corde qui. Comunque sia, il suono è fantastico e ve lo andrò a far sentire tra un momento. Però prima voglio farvi fare un'intera panoramica. Giusto questa mattina siamo stati dal liutaio per mettere a posto alcune piccole cose, specialmente appunto per cambiare le corde. E come vedete, ok, potete vedere che non è nel migliore stato di questo mondo, eh? È un po', ci sono qualche segni di sverniciatura e cose del genere. Qui addirittura un piccolo pezzo, come vedete, eccolo qui, si era staccato, abbiamo dovuto rincollarlo alla bene meglio. Prima o poi faremo aggiustare per bene anche questa cosa. Però per tutto il resto, come potete vedere, è abbastanza buono. Eccolo qui. Lì abbiamo la meccanica e tutta la panoramica del contrabbasso qui. Questa parte è in metallo. Ce ne sono anche in legno, come ad esempio il contrabbasso che ho nel mio liceo. Qui abbiamo ovviamente il ponticello, le varie corde, l'archetto. E adesso vi vado a far sentire come suona questo mostro. Non l'avrei mai chiamato così prima di aver cambiato le corde. Ora vi faccio sentire. Ecco qua. Mi dispiace per come verrà questo video, perché purtroppo al momento non posso fare di meglio. Quindi adesso vado semplicemente a tirare sul contrabbasso per farvi vedere quanto è alto. Ho sistemato la videocamera alla bene meglio, quindi purtroppo se alcune parti dello strumento verranno tagliate, mi dispiace appunto per questa cosa. Prendo l'archetto che appunto ci servirà tra non molto, ma prima voglio farvi sentire il pizzicato di questo strumento. Intanto vado a tendere l'archetto così che i crini si abituino un po'. Attenzione, così dovrebbe bastare. Faccio sentire un attimo il pizzicato di questo strumento. Personalmente non è affatto un brutto suono, anzi direi che è proprio un bel suono. Potete sentire che il suono è bello corposo e con le vecchie corde vi assicuro che tutta questa corposità non c'era. Erano veramente morbide come il burro. Queste corde semplicemente, se venivano tese, anche solo prese con la mano così, si sentiva che erano proprio veramente morbide. Per iniziare, con il contrabbasso in cui iniziate proprio questo, per iniziare andavano benissimo perché bisogna abituarsi allo scorrere del manico, queste cose qui, alla durezza delle corde, ma adesso ovviamente non avevano più questo bel suono, soprattutto non ero più abituato a corde così morbide. Considerate che al contrabbasso della scuola ho delle corde ancora più dure di queste, anzi mi sa che sono perfettamente uguali, e quindi praticamente in questo suonavo in un modo e in quello a scuola in un altro, e veniva fuori un casino tutte le volte. Di solito se con questo suonavo bene, voleva dire che con quella a scuola facevo schifo, sinceramente. Ok, adesso vi faccio sentire le corde a vuoto con l'arco. Potete sentire che il suono c'è, si sente. Questo è il suono di un contrabbasso. Il suono delle vecchie corde era molto più fievole, soprattutto sembrava ovattato, non c'erano tutti questi armonici. Questo potete sentire che è bello ricco di armonici. Vi faccio sentire qualche nota, ad esempio sulle prime due corde. Suono così forte me lo sarei sognato, soltanto ieri me lo sarei sognato. Ieri, l'ultima volta che ho suonato con le vecchie corde, passiamo ad esempio alle ultime due,
terza e quarta. Sono andato un po' su di tono, ma niente di grave. Voglio farvi sentire adesso un'altra cosa. Ad esempio, se io suono queste corde con l'ottava, ad esempio l'ottava di questa, di questa, di questa, di questa, vediamo che cosa succede. È una cosa che io ho voluto provare. Il suono è davvero bello, secondo me. Vediamo se riusciamo a sincronizzarle. Potete sentire come subito il suono acquista una grande corposità, appunto, un grande suono, insomma, ricco di armonici. Ovviamente così è un po' esagerato, però. Adesso passiamo alla terza corda. Qui è un po' più complicato perché le corde sono un po' più dure. Oscillatori del sintetizzatore, vediamo di intonarle. Quarta corda. Poi per fare la prima bisogna per forza andare sulla seconda e andare molto giù per riuscire a beccare l'ottava della prima. Ok, vediamo. Questo è grosso modo il suono che fa questo contrabbasso. Ora andrò un po' più in alto così da farvi sentire che anche i suoni acuti li regge bene. L'abitudine, come vi ho detto, l'ho preso oggi stesso queste corde, quindi devo cambiare completamente il metodo in cui suonavo le precedenti. Andiamo ancora più giù, direttamente dal do, vediamo che succede. Fare, ma questo è giusto per mostrarvi che le note alte vengono rette alla perfezione. Volevo farvi sentire l'ottava della prima corda, devo andare qua giù per farlo. Ora un ultimo esperimento, giusto per farvi sentire sempre il suono di questo strumento, la quinta di tutte e quattro le corde. Aggiungiamo la quinta a partire dalla prima corda e poi passiamo alla quarta. Proviamo. Posso fare l'armonica, non serve che lo premo, ora che ci penso. Non voglio andare ancora più sotto con le ottave e mettiamo la quinta all'ottava sopra. Il mio contrabbasso, metterò più presto altri video sul suddetto strumento.
E niente, da LinkGL66 è tutto, ci sentiamo presto con un altro video.